Allora, Silvana Di Falco, grazie. Buonasera. Per essere venuta. Pensate che ha posticipato la sua partenza per Bologna per noi. Solo e per voi. Per noi e per voi, amici telespettatori, noi le siamo grate. Grazie per essere qui anche stasera. Grazie a voi. Parleremo di Federico Guastelli, ex direttore già direttore didattico, scrittore, pedagogista, un uomo di grande cultura, valuterà questo lavoro dal punto di vista pedagogico. E ultimo, non ultimo, ovviamente, Carmelo Rezzo, giornalista, scrittore, critico cinematografico. Siccome abbiamo avuto l'omaggio in prima assoluta da parte di Silvana Di Falco, che ringrazia ancora del suo cortometraggio Ragusa, se la regia Ragusa, se la regia è d'accordo, io allora manderei, amici telespettatori, questo filmato che dura poco peraltro, e poi ci ritroviamo tutti qui. Thank you.
cazzo! Thank you.
una storia, potrei dire, di dialoghi interiori e di silenzi ad un tempo, di sguardi e di gesti. Una storia incastonata in un paesaggio come il nostro, solare, mediterraneo, dal carnale barocco. Dirò subito cosa amo molto di questo film. Amo molto di questo film il gusto sincero, affettuoso, che rivela veramente l'amore di cui sono capaci coloro che per qualche verso si allontanano dalla propria città, la forte carica d'affetto nei confronti dei nostri luoghi. Sono Chiara, sto telefonando perché mi è piaciuto molto il video che ho appena visto e l'ho visto casualmente. Mi congratulo con la regista, anche perché ha sottolineato il carattere rurale del nostro territorio, che però è anche ricco di elementi magico-simbolici. Mi ha colpito molto anche quel pezzo in cui c'era la chiesa di San Giorgio, lui camminava, sentiva tutte le voci delle persone, ma in realtà non c'era nessuno. Quindi in questo silenzio si evidenziava invece tutta la presenza del nostro passato, no? Era come una voglia di recupero del nostro passato attraverso il costruito urbano. E siccome il costruito urbano di Ibra, di Ragusa, secondo me, parla da sé per molti versi, no? È molto vicino il video al mio modo di sentire Ragusa e Ragusa Ibla, e quindi mi congratulo con questa regista. E volevo sapere anche una curiosità, gli trucchi, come ha fatto a Glielo ho chiesto, io non me l'ha voluto dire, vediamo. Volevo sapere appunto se ha fatto Si possono dire no. Cosa, insomma, delle curiosità così più. Sì. Prima Ragusa può essere anche qualunque cosa, ecco, è chiaramente la nostra città, il nostro paesaggio, può essere anche la protagonista femminile, può essere anche l'anziana signora che ricama, può essere qualunque cosa. A me piaceva comunque il nome che noi diamo alla nostra città e quindi pensavo che fosse un titolo appropriato, anche perché si apre a molte interpretazioni. Molti, soprattutto su al nord, mi chiedono: ma Ragusa chi è? Leggono addirittura in maniera sbagliata Rausa. Infatti ho dovuto comunque accentare per evitare almeno che si legga, insomma, nel modo giusto. E l'amuletto? E l'amuletto è che ce l'hanno tutti, insomma, questo, tutti l'amuletto. Ce l'hanno tutti. Che mi è rimasto vicino. L'amuletto è la sintesi un po' di tutta la storia e la magia che ha fatto nascere questa storia, perché comunque a proposito degli effetti di trucco, è nata di getto da alcune immagini che io avevo in mente, quindi è nata dalle immagini magiche che io avevo in mente parecchi anni fa. Da queste immagini magiche ho tratto una storia, una piccola storia, perché comunque non mi andava molto di mettere in scena soltanto delle immagini fine a se stessi, solo appunto per far vedere degli effetti di trucco artistico. Allora ho voluto creare intorno a questi effetti di trucco artistico una storia. Ho cercato di creare una storia dignitosa, insomma, anche esprimendo qualcosa che sento in maniera molto personale, come l'amore appunto per i miei luoghi. È per questo che ho deciso anche di venire in Sicilia a girarla e di portare da Bologna una piccola troupe di ragazzi, altrimenti, ripeto, è una storia che poteva essere girata in qualunque altra parte del mondo, però secondo me Ragusa andava girata qui e la ricchezza che ha è proprio l'essere legata indissolubilmente al nostro paesaggio.